Buonasera, da domenica è zona gialla, è arrivata una notizia, è zona gialla di tutti i bar aperti, anche i ristoranti, solo a pranzo, no a cena, perché aperture, meglio si mette regolarmente. Io ho usato la mascherina. E tutti i ristoranti vado sempre a mettere il gel, ecco il gel, per i fazzoletti in giro no, sta bene, perché se prendiamo il Covid così è una, lo posso dire una parola brutta, è una brutta. Notizia, ecco. Scusatemi, ho detto una parolaccia. Io questo Covid lo so anch'io. Rispettiamo tutte le regole, che così se vedete anche zona verde state un po' calmi. E speriamo questo Covid che abbia portato, ma non lo so, è una cosa un po' triste, ma ti spiego, è un po' difficile. Io faccio un bel discorso. Io in quarantena dell'anno scorso sto facendo un lavoretto, ho fatto un cartellone. Ha scritto andrà tutto bene, ecco, e poi ho messo la canzone degli Alpini di Lino di Idolo per sentire a tutti di essere fieri per il nostro corpo così stanno bene, ecco. E poi inizio in quarantena e abbiamo fatto i cibi, i dolci, e siamo un po' usciti, ma solo distanze per i nonni, per tutti i parenti, i cugini, anche i miei amici. E queste belle le cose più belle del mondo, mettiamo sempre le mascherine perché io rispetto le regole, perché io vedo sempre il telegiornale, perché hanno detto mettete mascherine e mettete sulle mani il gel per andare a ristoranti e anche in giro, anche in casa non possiamo toccare chissà una cosa. Scusate un minuto, scusate, è scappato. E così. Io sto un po' bene, no, sto tanto benissimo, in casa, in chiuso, sono un po' felice, è un po' triste, un po' felice, ma ci stava felice, dai. Triste no, perché è un po', diciamo, perché io oggi ho suonato la mia tromba. Ecco, mia tromba per ventare alla galleria tutte le case, così stanno tutti bene, così andrà tutto bene. Ecco. Quelle canzoni delle pile che potrebbero aspettare un attimo a dire, dai, speriamo che facciano pure con tutto nel cuore. Zona gialla, tutti i bar aperti, anche i ristoranti, apertura, chiusura anche alle 6, chiudiamo tutto. Tra poco arrivano i miei, perché dico sempre chiudiamo officina.
Sì, mezza. E poi la mattina vanno a lavorare. Per forza andare a lavorare. Per chi? Per pagare per i loro figli andare il cibo. Anche le spese. Capito? Io per me lascio le parole ai nostri genitori. Perché le cose importanti rispettano loro, ok? Anche i figli dicono sempre: io metto in testa a me stesso, stai a casa Mario perché non in quarantena. E in quarantena da 15 giorni e i nonni stanno tutti bene. È una cosa più tristezza. E diciamo che io sono tanto felice. State tutti in casa, fate qualcosa. Questo è il nostro Covid. Vabbè, fate qualcosa, fate il dolci, suonate strumenti che abbiano la Madonna che prega i nostri morti. Diciamo. Noi non possiamo piangere i morti, noi rispettiamo ai morti, è uno, perché i morti nel cuore c'è tanta la sofferenza. Noi superiamo la sofferenza che noi abbiano portato sempre avanti questi. Questo è il nostro cuore che abbiano portato sempre una cosa più bella. Di essere stare in casa inchiusi, fare dolci e cucina, perfetto. Cartelloni, compiti e strumenti, giocare a FIFA anche, tutti e anzi, tutti i bimbi e tutti i ragazzi, adulti anche, giocate con FIFA 21. Non uscite, è pericoloso questo qua. Non uscite, perché noi stiamo battendo la battaglia noi. Noi abbiamo la bandiera italiana per sventolare tutte le case in giro. Ti prego, state in casa. Stiamo tutti bene. Suonate, fate i dolci e fate le cucine. Fate pure tutto. Capito? Dai, sulla vita, su. La vita ci vuole sulla vita. Dai, giocate tutte mattine. Massimo una mattina giocate. Così sabato e domenica, venerdì giocate. Anzi, venerdì no. Sabato, domenica, il weekend. Dai. Dai sulla vita e fate. Stiamo felici. Dai. Forza Italia.